Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di tarocchi e in particolare di lettura delle carte rovesciate, una cosa che mi viene chiesta molto spesso. Avevo già fatto un video su questo argomento, quindi ve lo lascio in info box oppure nelle schede. Però, siccome spesso mi viene chiesto come fare a interpretare le carte rovesciate, ho pensato di fare un video di approfondimento. La prima cosa che voglio dirvi, però, è che leggere le carte rovesciate non è obbligatorio. Voi potete scegliere anche di leggere soltanto le carte dritte. Nessuno vi impedisce di fare esclusivamente in questo modo. Le carte rovesciate a volte possono andare un po' a confondere un principiante. Quindi, se siete principianti, vi consiglio prima di imparare bene a leggere le carte dritte, di acquisire esperienza con le carte dritte e poi potrete scegliere se leggerle anche rovesciate oppure no. Anche perché, secondo il mio punto di vista, per leggere le carte rovesciate occorre avere una buona esperienza con le carte dritte, altrimenti rischiate di confondere il significato e di non avere un buon esito interpretativo, quindi diventa poi una cosa controproducente. Quindi vi consiglio un approccio graduale con la lettura delle carte rovesciate, perché dovete prendere un pochino confidenza prima con le carte dritte. Ovviamente questo vale se siete dei principianti, se siete esperti e siete già pratici di tecniche avanzate, allora ovviamente questo discorso non vale per voi, ma vale solo per i principianti. La carta viene definita rovesciata quando è capovolta, quindi se ha una carta in posizione verticale, quando ha le scritte all'insù. Oppure se ha una carta orizzontale, perché magari quella stesura richiedeva la carta in orizzontale, è considerata capovolta se ha le scritte verso sinistra. Quindi dovete fare attenzione a non confondere anche questo aspetto quando la carta è in orizzontale. Però se volete leggere le carte rovesciate, dovete fare in modo che nella stesura alcune carte escano rovesciate e per fare questo occorre mischiare le carte in un modo diverso. Se volete mischiare il mazzo in maniera classica, quindi il classico modo di mischiare le carte e poi tagliare i vari mazzi, dovrete nel momento del taglio uno dei due mazzi capovolgerlo e poi andare a mischiare di nuovo in modo che le carte poi siano rovesciate. Se scegliete questo metodo, più o meno la metà delle carte saranno rovesciate. Se invece volete avere meno carte rovesciate, quindi non la metà, ma un pochino meno, potrete utilizzare il metodo della tavolozza. Dovete spargere le carte sul tavolo, andarle a mescolare con una mano in senso rotatorio, quindi fare proprio una cosa di questo tipo con le carte, poi le unite, le rimischiate ovviamente, e in quel caso avrete un pochino meno carte rovesciate, però comunque ce ne saranno poi all'interno della stesura. Per quanto riguarda i significati delle carte rovesciate, ci sono diverse scuole di pensiero. Addirittura i pensieri sono talmente diversi che si può parlare quasi di controversia, perché ci sono alcuni che sostengono che le carte non vadano assolutamente lette rovesciate e quindi questo è già un primo orientamento di pensiero. Poi ci sono quelli che dicono che il significato delle carte rovesciate è il significato opposto rispetto alla carta dritta. E poi ci sono altri che invece sostengono che la carta rovesciata non deve essere un significato opposto, perché gli arcani sono degli archetipi, sono già perfetti così come sono, hanno già una loro simbologia definita, quindi se voi andate a capovolgere la carta, vi ritroverete l'archetipo completamente stravolto, quindi anche la sua simbologia. E questo può creare comunque una confusione anziché un arricchimento. E poi c'è la scuola di pensiero che è quella che seguo io, perché io personalmente ritengo gli archetipi già perfetti così come sono al dritto, quindi non sono una sostenitrice della lettura delle carte rovesciate. Però se proprio le devo leggere rovesciate, preferisco la terza scuola di pensiero che è quella che dice che la carta rovesciata può essere un arricchimento della carta dritta, quindi non è un significato opposto, ma va a rappresentare una mancanza oppure un eccesso di una caratteristica che è già presente nella carta dritta. Vi faccio degli esempi perché credo sia più facile.
Se esce il matto, come carta dritta, noi avremo spensieratezza, desiderio di abbandonare gli schemi, di iniziare una strada nuova, oppure immaturità, un percorso che va verso l'ignoto. Poi quello dipende ovviamente da tutte le altre carte, però più o meno i significati sono questi. Se la carta è rovesciata, io non andrò a dare il significato opposto, quindi adesione agli schemi, maturità o cose del genere, ma andrò a prendere una caratteristica della carta dritta e quale caratteristica lo dovete decidere in base alla stesura, in base a quello di cui state parlando. Mettiamo il caso che vogliamo prendere l'elemento immaturità, sappiamo che il matto può rappresentare una situazione in cui c'è una persona che non è tanto matura, quindi immaturità. E magari possiamo andare a prendere questa caratteristica e a interpretarla come un eccesso di immaturità oppure una mancanza di immaturità, perché a volte un pochino di sana immaturità in alcune situazioni potrebbe anche essere un valore aggiunto, ovviamente se ce n'è una dose, diciamo, piccola collocata nel giusto contesto. Un eccesso di immaturità, al contrario, potrebbe creare parecchi problemi in determinati contesti, in determinate situazioni. Quindi, se mi esce il matto rovesciato, io vado a prendere una caratteristica. Adesso ho fatto l'esempio sull'immaturità, ma può essere un'altra caratteristica, e la interpreto come mancanza o come eccesso. Se è una mancanza o un eccesso, voi lo capite dalla stesura che state facendo, perché ovviamente questa non è una cosa che si può studiare a manuale, a tavolino, ma dovete interpretare la stesura in base a quello che avete davanti in quel momento, in base alla domanda che vi è stata fatta. Però anziché il significato opposto, io utilizzo mancanza o eccesso di una caratteristica che è presente nella carta dritta. Vi faccio magari un piccolo esempio con una mini stesura da due carte. Mettiamo il caso che la domanda sia sul lavoro. Esce l'imperatore e il matto, entrambi dritti. In questo caso potrebbe significare che è sì una persona capace, autorevole, che occupa una determinata posizione, ma che è anche capace di spensieratezza. Quindi il matto potrebbe rappresentare in posizione dritta, vicino all'imperatore, su una domanda così, anche una persona capace di spensieratezza, oppure potrebbe anche significare che è una persona che non ama troppo l'adesione agli schemi, quindi è sì, seria e autorevole, però non gli piacciono troppo gli schemi fissi e quindi magari preferisce un tipo di lavoro leggermente più creativo. Questa può essere una linea interpretativa. Ma se esce l'imperatore in posizione dritta e il matto in posizione capovolta, allora in quel caso potrebbe essere una persona che è capace, autorevole, che occupa una posizione di responsabilità, ma che ha una mancanza di spensieratezza, che non riesce assolutamente ad essere spensierato. Quindi in questo caso io vado ad interpretare come mancanza di spensieratezza e non eccesso di spensieratezza, perché non avrebbe senso vicino all'imperatore. Questo per farvi un po' capire come io interpreto le carte capovolte, come mi regolo quando devo decidere se la caratteristica che sto considerando è in eccesso oppure in mancanza. In questo caso ritengo che sia una mancanza di spensieratezza e sicuramente non un eccesso. Se vogliamo utilizzare invece come caratteristica l'adesione agli schemi, potremmo dire che la carta capovolta del matto può essere invece un eccesso di adesione agli schemi, perché comunque c'è l'imperatore. E quindi già va a rappresentare una persona abbastanza autorevole e il matto rovesciato potrebbe rappresentare quello. Però sono solo degli esempi, delle linee interpretative, quindi vi ho detto entrambe le cose per farvi capire un po' la tecnica, un pochino il metodo, però ovviamente poi dipende dalla stesura che avete davanti. Questa secondo me è un'interpretazione che arricchisce e non impoverisce. Perché a mio avviso dare il significato opposto significa avere il doppio degli arcani, perché un arcano dritto significa una cosa, l'arcano capovolto significa completamente un'altra cosa e quindi è come se fossero due in una carta sola, quindi poi ne avete il doppio. Secondo me non abbiamo bisogno di tantissimi significati, ma abbiamo bisogno di quei significati che ci sono e di cui possiamo disporre interpretando i vari arcani e al limite andare ad arricchirli, ma sicuramente non abbiamo bisogno di avere il doppio di tutto.
tutto, perché poi rischia di diventare veramente una cosa vasta, infinita, che confonde e che anziché arricchire impoverisce. Questa è la mia visione della cosa, è la mia linea, diciamo, di pensiero. Ovviamente sono consapevole che non sarà la stessa linea di pensiero di altri, perché come vi ho detto ci sono delle linee di pensiero molto diverse, addirittura diventano quasi una controversia quando si tratta di carte rovesciate e quindi ci potrebbe benissimo essere qualcuno che magari sta anche guardando il mio video che non è assolutamente d'accordo e che sposa la linea dei significati opposti. Ognuno è libero di scegliere quello che sente più vicino al suo modo di essere, perché io credo che questo sia importante con i tarocchi, scegliere delle linee interpretative che noi sentiamo nostre, perché se non le sentiamo nostre non andremo da nessuna parte, perché con gli arcani è importante l'intuizione, è importante sentire le carte, è importante sentire i significati. Se vi basate solo ed esclusivamente su quello che dice un libro piuttosto che un altro, andrete poco lontano. Dovete fare un lavoro su voi stessi, se davvero volete interpretarli in un certo modo, senza fare della mera cartomanzia spicciola, ma se volete davvero imparare ad interpretarli dal punto di vista simbolico, se volete fare un lavoro che sia poi un cammino introspettivo per dare alle persone o per dare a voi stessi degli strumenti utili per capire qualcosa di più su di sé e sulla situazione che stanno vivendo. Questa ovviamente è la mia opinione, fatemi sapere anche che cosa ne pensate voi. Io come sempre vi invito a fare delle domande se ne avete, ovviamente scrivendole giù nei commenti in modo che io possa chiarire eventuali dubbi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.